Vestito tagliato su spiego è il nostro tema di oggi. Sono stati in tanti a chiedere come si fa su spiego il taglio e io ho deciso di fare questo vestito per il mio compleanno. Per cui vi farò vedere come tagliare, come si fa la prova e anche come provare questo vestito. E a giorni vi farò vedere come si lavora con il pizzo nella nostra casa di moda. Vi farò vedere sui capi pronti le nostre rifiniture e piano piano anche nel processo di lavoro. Su di me vedete un giacchino che arriveranno presto le lezioni di come si fa. Manica kimono con fianchetto e dietro carré che passa in manica. Una giacchina così comoda per lavorare. Penso che saranno in tanti a voler questo taglio, ma anche con questo tipo di taglio, cioè con fianchetto con manica kimono, noi lavoreremo molto. Ora però torniamo al nostro vestito. È un vestito da festa, per cui ha le linee molto semplici. Io non amo quei vestiti troppo pomposi, a me piacciono vestiti così semplici da poter abbinare diversi accessori. Per me questo è molto importante. Girocolo abbastanza aperto, non è a barchetta, ma è molto aperto. Spalla piccola, manica testina rialzata in pizzo, su sbiego, leggermente svasata e da dietro avrà la cucitura centro dietro. Siccome che lo faccio in tessuto crepe de chine in seta, lo faccio doppio il vestito, cioè al posto della fodera sarà un altro strato dello stesso tessuto. La manica invece è in pizzo. Voi adesso avete la possibilità di vedere il processo di lavoro e dopo anche il risultato finale. Tutto comincia dalla mia base fatta con il sistema delle 10 misure. Io l'ho presa un po' più lunga del solito. Ora tagliamo i due dettagli davanti e dietro e modelliamo il cartamodello per trasformarlo in questo modellino qui. Uguale, identico. Io vorrei che voi capite bene che la base cartamodello non è assolutamente un capo da vestire. Questa è una base che aderisce perfettamente al nostro corpo perché l'abbiamo fatto con le nostre misure precise, ma che deve essere modellata in base ai capi che vogliamo fare. Per cui fate molta attenzione a quello che faccio io adesso. Riportiamo la pens qui sul fianco, un po' inclinata così. La pensiero rimane, magari la chiuderemo un po' aprendo da sotto, però poco per diminuire un po' l'ampiezza della pens. Ora mettete insieme le spalle così, adesso vi faccio vedere, così e tagliamo da qui sul dietro. Perché? Perché non facciamo la nostra pens spalla. Quando si toglie qui non dovete mai tagliare qui in basso dove va la piega del nostro giro manica, solo fino a questo punto. Io ho fatto questa modifica solo perché la pens spalla nel taglio su sbiego non si fa. Solo in caso su sbiego. Sui 3,5 cm invece apriamo sul nostro giro collo. Così. E ovviamente ricordate che si deve togliere uguale su tutte e due le spalle, dietro e davanti. Si apre di poco anche perché abbiamo l'autunno fuori. E con le nostre spalle. E adesso da qui, sempre sui 3,5 cm, togliamo per fare quella testina rialzata sulla manica. E come vedete, ci rimane questa spalla piccola così, uguale come sullo schizzo. Vedete? Piccole spalle così. Eccolo qui. E ricordate la lezione della manica che non è così semplice come sembra. Si toglie da qui così, facendo linea dritta dritta,
E anche sul davanti, linea dritta, dritta così. Scriviamo davanti e dietro. Non approfondisco il giro manica perché essendo su sbiego starà già bene così. Cerco di farvi spiegare meglio che posso, in modo che voi capiate molto molto bene quello che sto facendo. Qualsiasi cosa che non capite scrivete nei commenti. Ecco i nostri dettagli che noi uniremo con la nostra manica. Davanti e dietro già pronto. Non c'era niente di così difficile da fare. Ora pieghiamo la manica al centro, come per la manica raglan, e togliamo qui 1, 1 e 2 con linea morbida, come una pince praticamente. Cioè non deve essere una linea dritta a righello, ragazzi, ma quasi un pochino arrotondata, cioè morbida. Vedete? Ecco la nostra manica. Uniamo i nostri dettagli, dietro con dietro, e poi la riporteremo su carta pulita per capire meglio. Già spiegato più di una volta come si fa tutto questo. Si unisce in modo che queste aperture siano uguali in tutte e due le parti. Queste qui. Adesso vi faccio vedere sull'altro punto. Non si può né così che si apre tutto qui, e né così che si apre tutto qui. Al centro. Vedete? Ora la ridisegniamo sulla carta pulita, così capirete meglio. Lunghezza manica io prendo sui 47 cm più o meno. Dal colmo, vedete? Guardate. Attentamente guardate quello che faccio. Ridisegno la manica. Uguale. Vedete questi angoletti? Non li badate. Linea bella morbida così. E qui prendo un po' più larga su un centimetro. Anche dall'altro lato uguale. Questa manica non ci serve più. Io la butto via. Questa è quella manica che ci serve. E sui 3 cm dal colmo si può dare un po' di libertà qui, ma si parla di millimetri proprio. Poco, poco, poco. In questi punti qua, vedete? E siccome avete visto sullo schizzo abbiamo una manica dritta, per cui queste linee dritte in giù così. Ora la taglio e poi vedrete. È un tema abbastanza serio, ma penso che riuscirete a farlo. Chi segue attentamente penso che lo abbia già fatto. Davanti pronto, dietro pronto, manica pronta. Ora inizieremo con la cosa più importante, tagliare su sbiego. Davanti e dietro su sbiego, manica in pizzo. E spero che tra non molto mi vedrete con il vestito indossato. Tra poco vi farò vedere come posizionare correttamente il tessuto per tagliare su spiego. Qui davanti, segnatevelo. In genere ragazze cercate di lavorare sempre con linee morbide, mai fare linee ad angoli perché la sartoria non prevede queste robe qua.
Ecco la nostra manica e questa parte starà così sulla spalla, vedete? Guardate, farà questa specie di pence. Abbiamo costruito tutto. Questo è il nostro schizzo, vi ho già detto tutto su di lui. Ecco la nostra manica con testina rialzata e spalla diminuita. Ecco il nostro dietro che verrà tagliato su sbiego e svasato un po'. Ecco il nostro davanti. Ora noi diminuiamo un po' questa pence. Chi ama fare le linee con il righello, fatelo. Io lo faccio così a occhio. E apro poco qui per diminuire la pence del seno. Vedete, apro proprio poco poco. Così do un po' di svasatezza al vestito e diminuisco la pence seno qui. Su sbiego casca sempre bene tutto. Davanti, dietro, schizzo, manica. Io vi ho già detto, come tessuto usiamo il crepe de chine in seta nero. Già vaporizzato, già fatto tutto il lavoro che serve fare prima di lavorarlo. È una seta naturale. Né così, non ha elastan, né su verticale né in orizzontale. Crepe de chine fermo. Guardate che bello cascherà su sbiego. E vi ho già detto che essendo un tessuto non tanto spesso, lo farò doppio. Fuori abbiamo l'autunno ed è meglio così. Vestito in seta doppia. E maniche in pizzo così. Vedete? Le maniche così. Mi sto facendo un regalo per il mio compleanno. Maniche in pizzo così. Metterò décolleté nero come scarpe e penso che avrò un aspetto formidabile al mio compleanno. Ovviamente saranno le mie sarte a cucirlo perché io sono sempre impegnata e non ho quasi mai tempo. Anche perché è un tema abbastanza lungo di suo. Guardate, ecco il nostro dritto filo, ecco il lato opposto. Cioè il dritto filo parallelo. Cioè ecco il nostro angolo piegato così. Posizionatelo sempre così sul tavolo con il bordo piegato che segue la linea del tavolo. Spero che avete capito. Cioè abbiamo posizionato il tessuto a 45 gradi esatti. Ora vi spiego a cosa bisogna fare attenzione al taglio. Vedete come si deve posizionare il tessuto? Compacche così raddrizzo il tessuto su tutta la superficie. Qui abbiamo la cimosa su dritto filo verticale e qui dritto filo orizzontale o trasversale, come chiamano. E qui abbiamo lo sbiego, però quando lo raddrizzate non dovete tirare così. Quando fate così dovete seguire sempre o il dritto filo verticale perché è parallelo alla cimosa, oppure il dritto filo orizzontale. Io ho fatto due movimenti per farvi vedere come non dovete e si sono subito formate le bolle. Seguite le mie mani. Tutti i vostri movimenti devono essere così. Su questa linea non dovete tirare mai. Bene, ora posizioniamo il cartamodello davanti. Guardate, il bordo piegato deve seguire la linea del vostro tavolo così. Riuscirete a controllarvi in questo modo. E posizioniamo anche il cartamodello. Come avete visto è già tutto modellato, si deve solo tagliare. Voglio il vestito leggermente svasato, non troppo, solo un po'. E per allungare il mio vestito prendo il 103 sul metro, che è la mia lunghezza, e vedo che io devo allungare da qui 24 cm. Non devo starli a calcolare. La mia lunghezza la metto qui sulla spalla e vedo già quanto devo aggiungere, 24 cm.
allunghiamo di 24 centimetri. Ora dobbiamo tracciare la linea a fianco. Io la voglio svasato dall'altezza un po' più sotto del seno. Vedete? Prendo il righello. Spero che vedete, cioè basta seguire quello che faccio io, ragazzi. E per fare la prima prova, ragazzi, ovviamente faccio solo il primo strato, non sto a tagliarle tutte e due adesso. Se lo volete più svasato il vestito, aprite due o tre linee qui e fatelo più svasato. Io lo voglio leggermente. Per cui aperto sui 2 cm e sul fianco sui 3. E da qui linea dritta con il righello. Iniziamo a tagliare. Si taglia piano e molto molto accuratamente. Su sbiego è facile che vi scappi via il tessuto. Per cui si va piano e molto accuratamente. Qui fare veloce non va bene. Attenzione e ancora attenzione è la regola del taglio su sbiego. La pence penso che la alzerò di 1,5 cm più su, perché su sbiego tende a scendere tanto. Non sto neanche a parlare per quanto sto attenta al taglio. Seta su sbiego è una cosa molto difficile. Noi abbiamo sarte che fanno su sbiego anche il chiffon, ragazzi. Io rimango molto meravigliata. Ho aggiunto un altro centimetro all'orlo, perché facendo orlo arrotolato andrà in cucitura. Tagliato il nostro davanti, disegniamo la pence. Io adesso la alzo un po' sul colmo, perché essendo su sbiego scende parecchio. Metto più spilli possibili per fermare il tessuto. Basta un attimo che ci sfuga e avremo le pence in direzioni diverse, per cui lavoriamo molto attentamente, ragazzi. Non butto per adesso il cartamodello, perché serve per tagliare l'altro strato. Si fa questo dopo la prova. Avete chiesto vestito su spiego, ecco che l'ho fatto. Mi sono dimenticata di segnare la linea vita, errore imperdonabile, ragazzi. Ecco la nostra linea vita. Controllato tutto ed ecco la nostra linea vita. Guardate, ho tagliato il davanti del nostro vestito. Ora riposiziono il tessuto per tagliare anche il dietro. Penso che anche sul dietro aprirò un pochino per dare più libertà. Questo metto via per adesso. Tutto uguale come prima. Mettiamo a metà l'angolo, dritto filo verticale e orizzontale messi insieme e con linea su sbiego posizioniamo il tessuto seguendo la linea del nostro tavolo. Dritto filo orizzontale, dritto filo verticale, sbiego e posizionate bene seguendo il dritto filo. Bene. Si sta posizionando bene, è molto importante questo, imparate a posizionare bene parallelo alla linea del tavolo.
Sospiro e un attimo perdersi. Se magari la prima volta vi sembrerà difficile, la seconda farete più facilmente. Bene, tutto a posto. Ecco il nostro dietro. Apro anche qui un pochino. Lo voglio un po' più libero il vestito, ma neanche troppo. E vi ricordate che abbiamo allungato di 24 cm più 1. Lascio un po' di margine perché anche dietro avrà un po' di svasatezza. E posizioniamo il cartamodello parallelo al nostro bordo piegato. Fate attenzione. Anche quando mettete i spilli dovete fare molta attenzione a non spostare il tessuto, in modo che tutto sia preciso. E mi raccomando, non dimenticate come me la linea vita da segnare. ...25 cm segno di già, cioè 24 più 1 del prima. È rimasto da disegnare linea centro dietro e linea fianco. Fino a questo punto seguo la nostra linea e da qui andrai in giù così, più svasato. Cioè, vestito un pochino più svasato. Così lo voglio io, voi fatelo come più vi piace, anche più svasato se vi piace o meno, oppure fate quel tipo di vestito proprio quasi come se fosse a rotta. Mi scrivono in tanti nei commenti che la lunghezza non li comoda. Ragazzi, io sto facendo lezioni, voi prendete la misura che più vi piace. Io posso portare diverse lunghezze, dipende dal modello, da dove devo indossarlo, qual è il capo e così via. Per cui sperimentate e vedrete quale lunghezza più vi piace. Non esiste che fai il cartamodello e sai già come sarà la tua lunghezza. Perché nella nostra mente immaginiamo una cosa, ma nella realtà può essere completamente diverso. E un'altra cosa, tutto quello che noi vi facciamo vedere nelle lezioni, noi non abbiamo mai usato il Photoshop o robe di questo genere, anche se noi abbiamo persone che sanno benissimo come usare questi programmi. Io vi faccio vedere così com'è nella realtà. Se vi faccio vedere pantaloni, sono pantaloni reali e non quelli delle riviste di moda dove sono fatti col Photoshop. Cioè così come sono nella nostra realtà di tutti i giorni e non possono essere paragonati a quelle foto sulle riviste. Guardate su di me. Non vi raccomando di prendere proprio da subito così e svasare. Meglio partire qui accuratamente e verso la linea sotto senno iniziare a svasare. Perché se facciamo subito così viene fuori tutta un'altra cosa. E qui più o meno svasato così. Aggiungo un altro po'. Un pezzo di più. Molto accuratamente, bisogna stare molto attenti quando si taglia su sbieco, non mi stancherò mai di dirvelo, ma proprio tanto tanto. È un attimo che fate qualche movimento e spostate tutto il tessuto. Vedete qui, anche se ho fatto piano, in questo punto necessita di correggere. Le linee devono essere dritte. Se la linea ha pancia o arrotondamenti, non sperate di avere cucitura dritta. Ora finisco di tagliare e il centro dietro imbastisco di già. Per non parlare del cucito, che è ancora più difficile e richiede molta attenzione. Per i principianti sconsiglio vivamente cucire cose su sbiego, soprattutto cose attillate. Prima imparate a fare su dritto filo, dopo su sbiego cose così larghe e solo dopo passare a cose più attillate.
Anche alle sarte più esperte non sempre viene bene. Ma di sicuro non è per questo che ho deciso di fare il vestito svasato così. A me serve che sia così. Linea vita. Togliamo via accuratamente il cartamodello. Qualche millimetro mi viene ancora da correggere, ma lo farò dopo. Imbastiamo molto accuratamente. E come dico sempre, e soprattutto in questo caso, bisogna fare tutto sul tavolo, aiutandosi con le mani a tenere il tessuto fermo in modo che non scappi via. Non sto adesso a raccontare tanto, meglio che vi faccio vedere. Guardate come bisogna controllare tutto con le mani. In questo modo, piano piano, assembliamo tutto il nostro vestito. Taglieremo poi le maniche, faremo la prova, metterò i tacchi e decideremo la lunghezza. Dopo, fuori dal video, taglieremo anche l'altro strato. Sono molto belli questi modellini fatti in tessuto crepe de chine, anche se costicchia un po'. Il vestito avrà un po' di forma perché avrà un doppio tessuto, ma anche molto easy perché il tessuto è molto leggero. Se fare lo stesso modello in crepe più pesante, non avrà lo stesso effetto, sarà tutta un'altra storia. Imbastito il nostro dietro, vedrete come sta senza alcuna onda sul tavolo. Ora lavoriamo con il davanti. Siccome che so già che su sbiego tende a pendere, ho rialzato un po' la pence. Ora questa linea non la seguiamo più, la mia nuova linea è questa qui. Ora riportiamo la pence dall'altra parte. Accuratamente e molto piano lavoriamo. Ora giriamo e disegniamo la pence. Questa parte, ovviamente, se dovesse essere più lunga, buttate fuori e poi taglieremo l'eccesso. Non accompagnare niente in questo punto. Ricordate ormai tutti, si inizia ad imbastire dal colmo della pence e formare la pence senza accompagnare, così come viene. Vedete come questa parte viene più lunga? Non dovete fare così e arricciare tutto, buttatela fuori e poi taglieremo l'eccesso. Fate molta molta attenzione. Guardate, imbastire senza arricciare o neanche accompagnare leggermente, cioè dritto. Così viene fuori quasi sempre perché c'è differenza di sbiego. Penso che per il Capodanno saranno in tanti a farsi vestiti su sbiego così. Io ovviamente potevo fare molto prima, ma tra un viaggio e l'altro ho 3 giorni a disposizione per cucirmi il vestito del compleanno. Guardate che differenza che è venuta fuori, però in compenso guardate come casca. Vedete la linea della pence che dritta che è. Ora imbastisco l'altra parte. Guardate che differenza c'è tra le prime pence sopra e sotto. Ora tagliamo via l'eccesso. Se farete attenzione a queste cose, non avrete mai borse in questa zona qui sotto il seno, cioè sotto la pence. Vedete, in questa zona qui non avrete mai borse. Ecco il nostro dietro già imbastito, ecco il davanti con le pence imbastite. Ora uniamo i fianchi e dopo tagliamo le maniche.
La cosa più importante è mettere linea vita con linea vita per prima. Questa è linea fianco. Vedete, ho messo un spillo. E non tirare il tessuto quando la posizionate. Come casca, così dovete metterla. Se non dovessi combaciare sull'orlo di qualche millimetro, buttate fuori. Non dovete tirare per far combaciare le linee. Guardate, ho fermato con i spilli la linea fianco. E ora con il righello mi segno la linea sulla quale dovrò imbastire. È molto importante fare questo passaggio. Non si può fidare adesso del vostro occhio. Meglio segnare così andiamo di precisione. Sperare che la linea caschi da sola, dritta, non ci sperate. Non viene fuori niente. Io adesso vi sto facendo vedere tutte le particolarità del taglio su sbiego. Immaginate quanto siete fortunati. Noi vi stiamo facendo vedere cose per le quali abbiamo lavorato e fatto anni di esperienza. A voi basta guardare e tutte queste particolarità le saprete già. Per quanto tu possa stare attento al taglio, per quanto puoi stare attento a correggere, cioè a controllare tutto, alla fine qualche linea da correggere c'è sempre. Non viene mai fuori tutto ideale sul taglio e su sbiego. Ed è per questo che vi faccio vedere come lavorare con questo taglio. Guardate com'è perfetta la linea del fianco, nel senso che non ha onde e sta senza tirarsi. E anche quando si cuce a macchina, dovete fare attenzione ragazze, non dovete tirare il tessuto, ma accompagnarlo con tutte e due le mani in modo da non formare onde. Si fa dalla vita in giù e poi dalla vita in su. Posizionate anche qui il tessuto così come viene, nemmeno qui non dovete forzare il tessuto per mettere angolo con angolo. Dopo che farò la prova mi toccherà di nuovo aprire tutte le imbastiture, tagliare l'altro strato e ricominciare da capo. Vabbè. Cosa non si fa per le lezioni? La fodera o il doppio strato, come nel mio caso, si fa solo dopo la prova. Dopo che vi siete accertati che va tutto bene. Non si sa mai, magari c'è qualche problema e voi avete già tagliato tutto. Bene, bene, ora guardiamo. Controllate sempre le vostre cuciture così da appese. Qui va più o meno tutto bene. Una volta cucito a macchina e stirato, starà da Dio. Anche perché se a questo punto c'è qualche problema, non cercate di andare avanti. Con lo stiro non si riesce a far andare via niente. È impossibile. Fermo linea vita con linea vita e così metto insieme le nostre linee fianco. E vedete quanta differenza c'è tra il dietro e il davanti. Non cercate di farli combaciare così. Così come viene, così la lasciate. Vedete quanta differenza ce l'ho io. Non si può tirare niente. E di nuovo con il righello facciamo linea dritta. Vedete, neanche così la linea vuole venire dritta. È un attimo a far perdere. Piano, piano, un passo alla volta. In questo caso, far veloce vuol dire dopo correggere tanti problemi. Meglio fare prima e bene che veloce e male. Fate attenzione, vedete qui la mia linea tende a sfuggire. Adesso vi faccio vedere, vedete?
Io comunque cerco di farla dritta. Seguite bene i miei movimenti. Vedete questo pezzettino che è in più? Se vi faccio vedere. Dopo la prova non tagliare niente, solo dopo aver cucito a macchina, passato il tagliacuci e fatto lo stiro, solo dopo aver finito di lavorare con la linea fianco e solo dopo si raddrizza e si corregge la linea orlo. Mai prima. Vedete qui, un pochino esce fuori, non cercate di tirare per farle combaciare. È molto importante lo stiro sul taglio su spiego. Se io in genere fare questo movimento, questo qui, con lo stiro, proibisco io in genere, in questo caso categoricamente vietato. Se fare così con il ferro da stiro potete già buttare via questo vestito. Piano piano sto finendo. Ho finito di imbastire le cuciture sui fianchi, ora facciamo le spalle e dopo tagliamo le nostre maniche. Quando al taglio si fa tutto giusto, la linea spalla davanti e dietro combaciano sempre. Non succede mai che ci sia differenza su queste linee qui. Imbastiamo così le spalle. Volevo io fare qui sull'orlo manica con col bordo in pizzo, però da un lato c'è e dall'altro no, per cui le mie maniche saranno senza quella riga lì. Per cui piego così e avrò le mie maniche in pizzo senza il bordo originale, oppure lo farò con qualche altro bordino. Dopo vediamo, decidiamo. Guardate, io in profondità non aggiungo niente, invece in larghezza aggiungo un po'. Ecco la nostra pince, la tagliamo. E la cosa più importante è cucire arrivando sul niente qui. Per non fare nessuna pancia, bolla o robe del genere. Essendo pizzo non si riesce a disegnare niente col gesso, per cui segno con il filo la parte davanti, in modo tale da non stare a cercarla dopo, quando serve. Mi hanno chiesto alcuni di voi perché io spiccico la carta velina, cioè perché la stropiccio. Perché è a rotolo e tende a rotolarsi e ci dà un fastidio da demonio. Sinceramente, perdere tempo a stirarla non ho voglia. Ora imbastiamo le nostre pence. Metto via il cartamodello e la manica del sistema delle 10 misure modellata leggermente per trasformarla in manica così che va tanto di moda ultimamente. Guardiamo attentamente dove è il dritto e dove è il rovescio. Bene, ecco il mio dritto. Ora guardate. Iniziamo dal colmo ad imbastire la nostra pence, con punto piccolo piccolo.
Guardate come viene la nostra pence. Dovete arrivare al colmo sul niente in modo da non formare qui borse. Deve essere un passaggio molto graduale. Il nostro compito è di farlo uguale. Le maniche saranno senza fodera, per cui guardate quanto saranno belle. Ecco il nostro vestito, ecco le nostre maniche, imbastite la pence e la cucitura. Ora iniziamo a cucire le maniche, a unire le maniche col vestito. La pence si unisce così con la cucitura a spalla. Controllate che sia la manica sinistra o destra con quello che iniziate, insomma, e mettete il primo spillo. La pence si unisce con cucitura a spalla e metto uno spillo. Ora inizio ad imbastire. Il pizzo si deve accompagnare un pochino per dargli un po' di bilancio alla manica. Margine cucitura 0,7 mai 1, mi raccomando. Vedete come? Accompagna un po', soprattutto nella parte alta della manica. Si fa per dare un po' di volume e di libertà alla spalla. E con le dita controllate che non ci siano pieghette però, solo leggermente accompagnata. Spero che si nota di quanto io ho accompagnato qui la manica. Ora arrivo più o meno a metà, mi fermo e vado nell'altro lato opposto. Stiamo quasi ripassando la lezione di come si imbastisce la manica. E anche la lezione della manica non è così semplice come sembra. Ora controlliamo col pezzettino che ho imbastito. Bilancio c'è, peghette non ci sono, vuol dire che va tutto bene. Continuiamo a lavorare. Cosa voglio dire? Auguro a tutti voi che siate persone pratiche. Mettere tutto in pratica, ma non solo nella teoria. Se quello teoretico pensa 48 ore a cosa fare e a che vestito cucire, quello che è pratico ha già fatto due vestiti. Mettendo in pratica ha già capito cosa gli può andare meglio. La teoria non aiuta a capire né come sta addosso né che stile deve usare. Oggi come oggi abbiamo intere biblioteche di libri, di stilisti, di riviste che raccomandano come vestirsi. Io ovviamente guardo, leggo, prendo spunto e rispetto le loro idee. Però io spesso vedo la gonna tubino, male a scuola V, camice. Questo va bene, ma non per me. Io andare in giro così non amo. A me in generale sembra che questo stile non fa per noi. Chi lavora nei uffici magari sì, non dico niente. Però per donne come noi, che non hanno nulla a che fare con gli uffici e uniformi, siamo libere di scegliere cosa mettere ogni giorno. Provate più stili, cercate di sperimentare, insomma troverete il vostro stile. Cioè, nessuno ci proibisce, non c'è nessuna regola di come dobbiamo vestirci, ragazzi. Ognuno si veste così come ama vedersi allo specchio. Ora stiamo arrivando alla cosa più importante. Cosa si fa con la parte sotto della manica? Ricordatevi, taglio su sbiego comporta il fatto che il giro manica tende a scendere un po'. Abbiamo cucito la parte superiore. Ecco posizionato il sotto come vi ho insegnato. Guardate cosa viene fuori. Vedete cosa viene fuori? Perché c'è tanta differenza tra cucitura interna della manica e quella del fianco? Perché io la linea fianco l'ho spostata un po' sul davanti. Guardate come vuole venire questa manica. Ora la fermo con dei spilli, poi giriamo e la guardiamo. Anche se dovesse uscire di più, non prendete paura. Voi con le mani controllate che dentro non abbia pieghe. Cioè, il resto, come viene, così viene. È un tema molto prezioso quello che vi sto dando.
E la cosa più bella è che l'altra manica cascherà uguale. Adesso vedrete. Vi faccio vedere un'altra volta. La parte superiore avete visto, ecco la parte inferiore. Così con le mani controllate che non faccia pieghe all'interno. Iniziamo a guardare. Guardate come casca bene. È perfetto. Per il momento non tagliate questo avanzo, solo dopo la prova. Forse alcuni di voi non riescono a capire perché io spesso spezzo le lezioni. Perché fare lezioni di 40-50 minuti, ragazzi, intanto vi stancherete anche voi e il cervello non prenderà più informazioni. In più, una lezione così lunga, bisogna montarla, richiede tanto tempo. Per cui diamo così in più parti per comodità, ma sia per voi che per noi. Anche perché, vi ripeto, le lezioni troppo lunghe stanca il cervello. Cioè, io la vedo meglio così. Perfetto, una manica imbastita. Penso che cascherà perfettamente. Iniziamo ad imbastire l'altra manica. Non sto più a farvi vedere, tanto si fa uguale come questa. Ho imbastito l'altra manica e casca uguale alla prima. L'ho messa così come voleva cascare, però con bacia tutta, sia la prima che la seconda manica esce fuori uguali. Ora giriamo e guardiamo. È pronto da provare il nostro vestito. Ecco l'altra manica, vedete come casca perfettamente. Ora me lo metto, guardate come è venuto. Ho indossato il vestito che ho appena finito di imbastire, non ho modificato niente, così come l'ho imbastito così l'ho indossato, perché per cui ho già previsto tutto da prima. Guardate la penseno. Io l'ho rialzata sapendo che su sbiego tende a scendere, rialzata di un centimetro e adesso ce l'ho al posto giusto. Se invece come era prima mi toccava aprire e cercare di rialzarla e imbastire di nuovo. E qui adesso sembra un po' larga, però una volta cucito e stirato starà più attillato in questa zona qui. Guardate, su sbiego, ma soprattutto sulla seta o il crepe de chine in seta come questo, la pence deve essere così. Non cercate di fare altri tipi di pence su questa tipologia di tessuto come crepe de chine. Però, per non avere una pence lunga così, che arriva fino al dietro, abbiamo spostato la cucitura a fianco un po' più in avanti. E per questo che ha questo effetto così. Sembra più piccola e molto più bella. Ve lo faccio vedere da dietro. Un vestito leggero e svasato come volevo io. Sarà doppio, ovviamente mi sta un po' più corto, ma di poco, non di tanto. Per un vestito svasato così, lunghezza ideale è fino alle ginocchia, così è un pochino troppo lungo. E quando sarà doppio starà ancora più bene. La manica la vedo perfetta. Vado tanto di moda ultimamente adesso queste maniche così. Forse sull'orlo della manica farò qualche decorazione con bordi in pizzo. Questo pizzo non aveva quel tipo di bordino prefabbricato. Guardate come viene la pence qui sulla manica. Ovviamente un vestito così, ragazzi, non lo potete comprare da nessuna parte. Non si trovano né nei negozi né sulle boutique. Si deve ordinare, ma per ordinarlo dovete trovare qualcuno di molto bravo e professionale. E al giorno d'oggi ce ne sono pochissimi in giro. Perché io penso che è meglio farlo da solo. Non per niente si dice, se vuoi qualcosa di qualità, fai con le tue mani. Prendete spunto e fate da soli. E per le feste avrete un vestito comodo e leggero così, che ci fa bene e snelle. Guardate, ecco il nostro vestito ed ecco la cucitura sul dietro. È già pronto, stirato, messo in regola. Ecco qui sui fianchi solo imbastiti, pence a posto già stirati ed ecco la seconda. Pence pronto, tutto pronto, ora iniziamo con le cuciture sui fianchi. Sono due assolutamente identici. Ora noi insieme a voi faremo la cucitura a macchina, poi con il tagliacuci rifiniremo e stireremo giusto le cuciture sui fianchi. Vi voglio far vedere anche questo in modo che le nostre lezioni sul taglio non siano invano. E dopo uniremo sul girocollo l'uno con l'altro. Faremo insieme tutto il lavoro.
Senza camera faremo solo le maniche e l'orlo. Tutto il resto lo vedrete. Tagliare su sbiego è solo metà del lavoro, anche nel cucito bisogna avere un po' di tecnica. È un taglio molto complicato che richiede molte attenzioni, soprattutto quindi quando si rifinisce la cucitura con il tagliacuci. Siccome che tira tanto il tagliacuci, vi farò vedere come lavorare allo stiro la cucitura. Ora vedrete tutto un po' alla volta. Questa è la nostra Natalia, che è presente in tutti i nostri corsi che saranno a pagamento. E ha le mani d'oro nel cucito. Ora vi faccio vedere come cucire i fianchi in modo che la cucitura non tiri. Come cucire, ma soprattutto come lavorare allo stiro. Piano, senza fretta, molto accuratamente. Le mani devono essere posizionate molto bene, perché possiate controllare il tessuto con tutte e due le mani. Non dovete lasciare che il piedino tiri il tessuto, perché già il tagliacuci si tira abbastanza. Ora vedrete tutto con i vostri occhi. Poi è molto importante tutto questo stirare nella giusta maniera. È un tema molto complicato, ma penso che riuscirete a farlo, anche voi. Una metà del vestito ha già cucito i fianchi, ora passiamo all'altra metà, cioè una parte del vestito, che sono due vestiti praticamente. Uguale si fa anche l'altra parte. Voi seguite bene le mani di Natalia, come devono controllare bene il tessuto. Noi apposta vi facciamo vedere tutto, così imparate anche voi. È importante accompagnare un po' il tessuto, cioè non arricciarlo, ma non lasciare neanche il piedino che tiri. Perché al tagliacuci vedrete quanto il tessuto si tira e lì non riesce a controllare così bene. Poi tutta quella roba lì allo stiro dobbiamo farlo tornare in forma. Ma nonostante siano complicati i vestiti su sbiego, tutti li amano e tutti li mettono e li amano indossare. Per fare prima e non fare troppo lunga la lezione, sto aiutando Natalia, sto togliendo il filo dell'imbastitura. Siamo passati al tagliacuci, ora rifiniamo le nostre cuciture. Fate attenzione come va piano e accuratamente Natalia. Non si può prendere adesso e andare a tutta la velocità. Piano piano che si va lontano, come dicono sempre. Perché già così tirerà tanto. Fate caso come è adesso la nostra cucitura dopo il tagliacuci. Anche da voi verrà così. Perché vi faccio vedere questo? Perché adesso vi facciamo vedere come con lo stiro sistemare tutto. Continuiamo a lavorare. Avete visto come il tagliacuci tira il tessuto nonostante si va piano. Ora finiremo il tagliacuci, poi andremo allo stiro e sistemeremo la cucitura. E su di me vedrete come le cuciture viene dritta senza nessuna onda. Anche io ieri lavorando con le cuciture del dietro ho capito quanto è difficile e ho deciso di farvi vedere anche a voi, altrimenti non tutti riusciranno. Guardate qui che onde si sono formate. Ora, se noi iniziamo a stirare tirando, la nostra cucitura starà tipo a mezzaluna. Per cui questo non possiamo fare. Ora vi facciamo vedere come si deve fare. Bisogna riportare la cucitura nella stessa forma di prima quando l'abbiamo imbastita. Fate attenzione come con il ferro da stiro si tolgono le onde. Dobbiamo arrivare alla nostra linea iniziale, dritta, senza nessun curva, senza nessuna onda, senza nessuna serpentina. Deve essere una cucitura dritta. Ovviamente aiuta tanto avere il tavolo da stiro aspirante, è molto comodo che aspira non appena diventa troppo umido dal vapore. Cioè Natalia appena sente che il tessuto è tanto umido inizia ad aspirare.
E poi anche il tavolo è caldo. Fate molta attenzione, ma molta, vi prego proprio. Bene, tolto le onde, ora stiriamo la cucitura verso il dietro. Non tirate. La cosa più importante è adesso non tirare. Adesso si fa una stiratura leggera a vapore, in modo da non far pieghe sul dritto. Fate attenzione che Natalia non schiaccia per niente con il ferro da stiro, una stiratura con il vapore molto leggera, perché se schiacci con il ferro da stiro sul rovescio, sul dritto formi delle pieghe che dopo non togli più. Meglio non farle, ripeto ogni volta. Voi avete l'occasione di vedere come lavorano dei veri professionisti. Natalia da noi è una professionista quinto livello che ogni giorno fa capi impeccabili. Voi siete fortunati a seguire una sarta come lei. Guardate qui quanto è delicata la stiratura. Cioè, è una stiratura che lascia il tessuto vivo. Cioè, noi con Natalia abbiamo fatto il corso della gonna tubino, dei pantaloni e di tutti gli altri corsi a pagamento. Tutti i corsi sono dalla A alla Z, cioè dal modellare il cartamodello fino al capo pronto. In tutti gli altri corsi faremo sempre con lei, perché è una ragazza che lavora, cioè io la chiamo, ha le mani d'oro. Se voi pensate che noi vendiamo tutto, no, corsi a pagamento ne abbiamo pochissimi. Tutti gli altri sono gratuiti, per cui su 1000 e passa lezioni che abbiamo, solo 15 sono a pagamento. Fate attenzione con quanta delicatezza stira Natalia la seta. Guardiamo adesso la cucitura da appeso. Fate attenzione come è venuta la nostra cucitura. Non le abbiamo permesso di tirarsi, tutto a posto. Adesso Natalia toglie l'imbastitura dalle spalle perché ora faremo rinforzo del girocollo e del giromanica. Ora vi faremo vedere come si fa tutto questo in modo da non avere domande dopo. Io spero che riuscite a capire quanto deve essere delicata la stiratura. Ora guardate, abbiamo preso dei filo adesivo, ma non dritto filo, ma che abbia un po' di elasticità. Non si può né prendere dritto filo fermo, ma nemmeno troppo elastico. Tagliate delle striscette in adesivo solte con poca elasticità. Cioè, devono essere sottili. Deve avere elasticità, ma non è che deve tirarsi come l'elastico, cioè... Il nostro classico adesivo per chiffon che si taglia in largo e ha questa poca elasticità, insomma. Vedrete adesso come il girocollo inizierà a tenere forma e a non stare più slabrato, ecco. Vedete qui sulla linea spalla? Sembra quasi dritta, perché essendo su sbiego perde facilmente forma. Correggete così a occhio che la linea diventa inclinata come prima. Vedete?
Gli angoletti si tagliano così. E adesso guardate, vedete qui che la cucitura esce fuori verso il girocollo. Tutto questo bisogna correggere. Noi praticamente vi stiamo facendo vedere, ragazze, le tappe del nostro lavoro. Niente di più, niente di meno. È quello che facciamo tutti i santi giorni nel nostro atelier. Ora forziamo lo scolo dietro. Davanti già fatto, ora facciamo dietro. Le strisce di adesivo si tagliano 0,5-0,6 cm, non di più. Ovviamente, ragazze, Natalia fa dei lavori perfetti. So cucire molto bene anch'io, ma quando ho visto per la prima volta come lavora lei, io sono rimasta veramente meravigliata. Cioè, è una ragazza che ha le mani d'oro, io la chiamo, io la amo, cioè, lei è la mia preferita. Ora mettiamo, posizioniamo il giro manica uno con l'altro e correggiamo se serve. Taglio su sbiego, imbastito, provato, lavorato le cuciture e vedete come prende la perde la forma. Ora noi dobbiamo correggere tutto. Con il gesso vi disegno dove vedo che serve correggere. Facendo la prova il giro manica si è un po' tirato. Ora abbiamo stirato tutto e fermato con dei spilli. Vedete qui davanti, si vede che c'è bisogno di approfondire un po', perché ho disegnato adesso così, perché so già come dovrebbe essere il giro manica. Se mi dicono di guardare il giro manica sul manichino, io non capisco niente, io la vedo meglio così, sul tavolo. Se imparerete a guardare il giro manica così, sul tavolo, non avrete mai problemi. Deve essere così, come un uovo inclinato. E guardate che bella profondità ha. Non serve approfondire di più. La forma invece serve correggere. E un'altra regola. Le spalle si uniscono solo alla fine. Se voi dovreste unire le spalle di già, non potrete mai controllare così il giro manica e fare le correzioni necessarie. Se invece non facessimo queste correzioni, il vestito perderebbe in bellezza ed in qualità. Sai quando tu guardi il vestito vedi che è proprio wow? Ecco, questi sono i passaggi da fare. E vedrete che quando controlleremo la seconda parte, a occhio disegnerò così e il giro manica sono strassicura che combaceranno tra di loro. Ora Natalia rafforzerà con adesivo anche il giro manica. Vedete qui sul girocollo come tiene forma, non tira più. Ora lavoriamo il giro manica. Vedete come vengono tagliati gli angoletti? Si fa per non avere grumi qui nella cucitura. Ora noi rafforziamo uno e dopo faremo veloce tutte le altre, senza il video, altrimenti la lezione diventa troppo lunga. Il taglio su sbiego richiede attenzione e un po' di pratica, altrimenti è difficile fare un capo di qualità. Vedete come viene perfetto e bello. Se dovessi saltare questi passaggi, quando uniremo le maniche, il giro manica perderebbe forma e non verrebbe niente di bello. Spero che capite che queste cose sono proprio necessarie. Vedete com'è bello tutto. Ora Natalia continua a lavorare anche le altre parti e vi faremo vedere come unire i due strati tra di loro, cioè sulla linea girocollo. Abbiamo rafforzato il girocollo, il giro manica, sistemato per bene tutte le cuciture, corretto il giro manica, stirato tutto, ora stiamo a cucire le spalle. Uniamo le spalle in cucitura, dopo le stireremo, con il tagliacuci non serve lavorarli, perché va tutto dentro.
Chiaramente abbiamo quattro cuciture sulle spalle, cioè quattro spalle. Perché noi adesso lavoriamo con tutti e due i strati, uguali, identici. Cioè, un vestito doppio strato. Fate attenzione, angoletti tagliati, spalle stirate, si tagliano gli angoletti in modo che su questa cucitura non si formino grumi. Tutto molto morbido e senza tagliacuci, così allo stiro non ci rimane segno. Vi dico, imparate da Natalia a stirare la seta, è molto importante. Mettiamo i nostri due vestiti dritto con dritto, uniamo centro dietro con centro dietro, spalla con spalla, assolutamente precisi. Lascio fare a Natale, altrimenti sembra che sto aiutando, ma in realtà sono solo da intralcio. Bisogna fermare con i spilli su tutto il girocollo, dritto su dritto. Però una parte è stata adesivata e rafforzata al girocollo, l'altra no. E Natale adesso lo sta accompagnando morbido, in modo che combaciano tutte e due e dopo andiamo a cucire. La parte non rafforzata la tenete in su, così la vedrete bene. Avete visto quanto bisogna stare attenti con il taglio su sbiego. All'inizio non pensavo di far vedere tutto questo, però al cucito mi sono resa conto quanto è difficile e che forse è meglio far vedere. Prima imbastiamo tutto il girocollo e dopo andiamo a cucire. E faremo anche la ribattitura. Imbastiremo e stireremo, cercheremo di far vedere il più possibile. Natalia sta imbastendo il nostro girocollo, piccoli punti, molto accuratamente per andare dopo alla macchina da cucire. Stiamo finendo di imbastire perché e ora vi faremo vedere come deve venire tutto questo. Cioè, a questo punto. Ecco i nostri due vestiti unito sul girocollo che è stato rafforzato con adesivo. È imbastito e vedete che non fa onde da nessuna parte. Andiamo al tavolo da cucito. Alla macchina da cucire. Margine cucitura 0,7 mm, c'è un piedino più o meno. È stato tutto rafforzato perché adesso si va più tranquilli a cucire. Togliere molto accuratamente l'imbastitura, non dovete adesso tirare in modo che si deforma tutto il girocollo. Ecco i nostri due vestiti uniti sul girocollo in cucitura, sono assolutamente identici. Ora ribattiamo sul dritto dalla parte che va dentro la nostra cucitura del girocollo. Un millimetro la cucitura. Decidete la parte che sarà dentro e lì fate la ribattitura un millimetro, cioè tutto intorno al girocollo. Piano piano intorno a tutto il girocollo.
Oggi vi abbiamo fatto vedere come lavorare con la seta. Molto attenzione richiede lo stiro, cioè la seta su sbiego poi. È molto importante stirare molto delicatamente in modo che il tessuto alla fine rimanga vivo, che non diventa proprio una roba morta. È un tema molto prezioso, ragazzi, quello che vi stiamo dando. Cioè, siete, non so se vi rendete conto, ma siete molto fortunate. Controllate bene con le dita che la cucitura si è piegata tutta all'interno, in modo da non dover dopo scucire e ricucire se ci sfuggirà qualcosa. Bisogna fare tutto molto accuratamente. Una volta che iniziate a scucire, il vostro capo perde in bellezza. Ecco il nostro girocolo, è stato cucito e ribattuto, cioè dopo lo stiro nella parte intera avrà questa cucitura qui. Andiamo al tavolo da stiro. Come vedete, Natalia non imbastisce. Chi non ha molta esperienza, meglio imbastire prima. Piegare accuratamente e stirare delicatamente, ma molto delicatamente. Fate caso che se tutto viene fatto passo per passo, viene fuori un lavoro molto bello. Quasi tutti potrebbero fare un lavoro molto pulito. Basta che ci sia qualcuno che vi faccia vedere il modo giusto di fare. Io nella mia vita ho incontrato tante persone che facevano fatica a fare cose semplici, perché nessuno le hanno mai fatto vedere come si fa in maniera giusta, facile e rapida. E dopo che facevo vedere come si fa, stavano a piangere, ragazzi. Cioè, c'era gente che lavorava da 20 anni e quando gli facevo vedere come si fa facile e veloce e bello, rimanevano proprio, iniziavano a piangere. Per cui ora vi facciamo vedere, saprete anche voi come fare. Ora vedete che il nostro vestito è con il dritto in su. Sistemiamo con il ferro da stiro tutto il girocolo. Vedete? Con il movimento di ferro da stiro si fa magia. Almeno Natale le fa veramente. Ora finiremo la lezione del vestito su sbiego e rimane da fare anche quello in pizzo e sono sicura che per le feste saprete cosa fare. Oggi il vestito è quasi pronto, tranne sull'orlo. Ovviamente ha tutta un'altra vestibilità, sta perfettamente, le cuciture sono perfette, la manica sta perfettamente. Al momento manca solo l'orlo, per cui ora vi facciamo vedere come lavorare con l'orlo. Immaginate, finché siamo qui che facciamo la lezione, mi hanno già regalato i fiori, proprio a sorpresa. Portateli via, per favore. È Natale, continuiamo a lavorare. Il nostro dovere nei vestiti su sbiego è di correggere l'orlo quando il vestito lo abbiamo addosso. Non si può né sul tavolo né sul manichino, ma proprio quando è indossato dalla persona. Io sono salita sul tavolo così a Natale non tocca sedersi per terra, ma perché le sia comodo lavorare. Ora fate vedere come Natale lavora. Ha trovato il punto più corto in questo vestito e in base a quella lunghezza va tutto intorno a segnarla. Se io non avessi scelto di lavorare l'orlo col pizzo, ovviamente facevamo la cucitura orlata, cioè quella che vi ho fatto vedere. Però, visto che lo rifiniamo con strisce sottili in pizzo, come sulle maniche, rifiniremo sull'orlo con tagliacuci, quello casalingo, che fa molto sottile, e sopra applicheremo la striscia di pizzo. Fra qualche ora inizieranno ad arrivare gli ospiti, e noi a quell'ora dovremmo già aver finito. Cuciamo all'ultimo momento praticamente. Se
Siamo già abituati, tanto. Se si aveva più tempo libero, ovviamente si poteva far per tempo. Però purtroppo, ragazzi, noi lavoriamo tanto e... Con la squadra dritta sul tavolo, stessa misura tutto intorno. Sono molto grata a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri. Sono commossa e mi ha fatto un sacco piacere. Ora noi finiamo di segnare. Ora taglieremo la parte sopra del vestito in base a questi segnetti che Natalia ha messo. Toglierò il vestito, taglieremo, faremo il tagliacucci, metteremo la striscia di pizzo, dopo reindosserò il vestito con il rovescio in su e segneremo l'orlo con 2 cm più corto di questo. Tutte e due strati non si raccomanda fare insieme. Ora Natalia sta tagliando in base ai segnetti che ha fatto su di me. Un metodo migliore di questo non ce n'è. Sul manichino non viene così bene come sulla persona, perché il manichino non ha la nostra stessa postura. Vedete che differenze ci sono dopo tutto il lavoro con il nostro vestito? Finiamo di tagliare e andiamo a rifinire. Avete visto quante lezioni abbiamo fatto con il vestito su spiego? E dopo che abbiamo fatto vedere quasi tutto, dal modellare a come far cucire, ho pensato che è bene far vedere anche come rifinire l'orlo. Gli ospiti sono quasi qui e sono ancora nuda, ma niente panico, l'importante è farvi vedere tutto. Ora andiamo al tagliacucci. Di solito noi facciamo cucitura orlatore, però avendo il pizzo facciamo questo con il tagliacucci. Questo tipo di rifinitura si usa spesso per tessuti in chiffon, seta, sui foulard. È un tagliacucci molto sottile e denso. Quasi tutti i tagliacucci casalinghi hanno questo tipo di cucitura. Lavoriamo molto accuratamente controllando con tutte e due le mani il tessuto. Dopo le rifiniture sull'orlo si formano onde, con lo stiro raddrizziamo tutto. Imparate da Natalia. È perfetto, viene assolutamente perfetto fuori. Fate attenzione, dopo aver rifinito e stirato l'orlo, ora dobbiamo cucire il pizzo un millimetro dall'orlo. E così intorno a tutto il vestito. In genere questo vestito è venuto fuori una roba fighissima, sono molto soddisfatta. Ovviamente avendo dovuto fare i video i tempi si sono allungati per farlo. Però cosa vuoi farci? Una volta iniziato bisogna finire. L'importante è che riusciremo a finire prima che arrivino gli ospiti. Io lo indosserò e farò finta che è finito da una settimana. Rimarrà un segreto tra di noi. E così rifiniamo tutto intorno il nostro vestito con questo bordino in pizzo. 2 cm di pizzo sull'orlo fa differenza al nostro vestito. È venuto fuori molto raffinato grazie a questi particolari qui. Vi ricordo che il vestito ha 2 strati, ma il pizzo si cuce solo su quello sopra, quello sotto rimane senza. Ora andremo a correggere anche quello. Molto accuratamente, senza tirare, stiriamo l'orlo.
Finiamo con il strato sopra e rimane da correggere e rifinire l'orlo di quello sotto. Il strato sotto non è così impegnativo e importante, quindi si può anche fare più veloce. Avete visto, prima abbiamo corretto e tagliato, rifinito con tagliacuci e unito il pizzo. Io ragazzi adoro il pizzo, se potessi andare tutto il giorno col pizzo in giro. Poi va anche di moda, ma il pizzo lo vogliono tutti, penso. Ecco come è venuto fuori l'orlo del mio vestito. Perfetto, ora per correggere l'altro strato si può fare sul manichino. Non ho più indossato il vestito perché quello sotto è un orlo che non si vede, per cui qualche millimetro non fa differenza. Ora segniamo, tagliamo e rifiniamo col tagliacuci. Stiriamo ed è finito. Sono pronta a ricevere i miei ospiti. Come vedete il vestito è finito. Vi abbiamo fatto vedere tutto quanto. Non vi abbiamo fatto vedere le maniche perché è un tema che abbiamo già fatto. Imparate da Natalia come lavorare. Imparate da noi a modellare. Sono molto felice di avervi fatto vedere tutto. Molte grazie per i vostri commenti e ringraziamenti. Grazie mille a tutti davvero, ragazzi. Vi ricordate come stava il vestito alla prima prova? Guardate come sta adesso. Tutto ben stirato e molto fine. Mi fa anche perfino più magra di quello che sono. Vedete come casca ben liscia senza segnare. La nostra amata manica che si chiama non è così semplice come sembra. Anche questa va tanto di moda oggi come oggi. Spalle piccole così sono molto belle e arricchiscono molto e sono alla moda. Auguri! Auguri! Penso di avervi detto tutto. Saluto tutti. Con voi sono stati Paushchirna Mikhailovna, Yastrebov Alexei e Natalia.